Buongiorno, ben ritrovati ai nostri telespettatori di Canale 3, siamo di nuovo in diretta martedì 2 luglio, quindi è il giorno più lungo, più faticoso anche, è il giorno del palio e noi siamo qui appunto in diretta per l'ultimo appuntamento con Donne a Cavallo. Buongiorno anche a Cristina Lenzi. Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno Claudia, ultima giornata bellissima, parterre stupendo. Parterre davvero, hai fatto bene, stupendo, io sono molto emozionata anche di introdurre cotanti ospiti. Io inizio subito dalla più importante, non me ne vogliano gli altri, Rosanna Bonelli, detta Rompicollo. Buongiorno Rosanna, microfono. Buongiorno, buongiorno a voi. Grazie di aver accettato il nostro invito, avere Rosanna veramente è una grande emozione per me, Cristina. E grazie. Un fantino del palio, proprietaria di cavalli, artista, quindi più ne ha più ne metta, quindi poi più tardi insomma torneremo chiaramente su Rosanna, adesso diamo una panoramica dei nostri bellissimi ospiti. Cristina, introduciamo anche la nostra giovanissima Aquilina. Io sono orgogliosissima di introdurre Flaminia Bologna, che è figlia di una mia carissima amica d'infanzia, con cui veramente ho trascorso i periodi bellissimi della mia vita, Flaminia Bologna dell'Aquila, perché io lì avevamo molte amiche, ma una dell'Aquila, una della Pantera. Oggi abbiamo due persone dell'Aquila, due persone della Pantera, quindi siamo estremamente neutrali. Flaminia fa un lavoro bellissimo, una passione per i cavalli smisurata, e ha lavorato, vedremo delle immagini bellissime, nello Zimbabwe con cavalli, elefanti, rinoceronti. Fa tutte queste cose stupende che tutti vorremmo fare. Ciao a tutti. Buongiorno Flaminia, grazie di aver accettato il nostro invito. L'ho lasciato per ultimo, ma non ultimo. Io lo introduco, l'abbiamo già visto ieri sera, è venuto a trovarci durante la moviola, l'ingegner Emiliano Rinaldi mi ha chiesto di essere presentato così perché è giusto, insomma lui ci tiene molto, un imprenditore, ma io ormai oggi lo definirei quasi un provetto fantino, cioè molto meglio, vedi? Qui vedi? Cambio veste. Ha una bella emozione nello sguardo, e poi più tardi chiaramente torneremo a parlare di Emiliano e ci soffermeremo proprio sulle sue esperienze sul tufo, perché abbiamo due persone che hanno calcato la piazza, quindi io sono molto emozionata, si sente, quindi io direi che abbiamo introdotto il nostro bellissimo parterre, noi ci fermiamo qualche secondo, quindi andiamo un po' in pubblicità e poi ci ritroviamo proprio poco dopo con Donne a Cavallo. Entriamo in diretta, entriamo fiancati in diretta perché questa mattina i ritmi sono particolarmente veloci, abbiamo salutato tutti i nostri magnifici ospiti, io tornerei subito su Rosanna Bonelli, la nostra rompicollo che ci ha onorato della sua presenza, dicevamo proprietaria di cavalli oltre che fantino del palio. Sì, ho comprato una cavallina deliziosa che va anche bene, sì che sono contenta. Molto orgogliosa, certo, lo diciamo. Molto. Donna Rosa, giusto? La Donna cavalla. Rosa, perché era molto bellina, la vidi e dissi ma questa cavallina è veramente bellina. Poi quando ho domandato, ma come si chiama? Dice Donna Rosa. Allora è scoccata, la compro io. Lo ricordiamo in allenamento a scuderia di Francesco Caria, che salutiamo, sì, perché sicuramente ci starà seguendo. Salutiamo, bravo. E niente, ha fatto le prove di notte, è andata benino, ora spero all'agosto che rifarà le prove di notte e poi spero che la prendano per la tratta. Chissà. E poi vedremo, farà il suo percorso. Certo. Tranquillamente. È una bellissima cosa questa, io mi sono soffermata anche durante gli appuntamenti della provincia, perché veramente vedere l'emozione di Rosanna che ogni volta, nonostante sia una donna, che se si parla di emancipazione oggi abbiamo qui veramente un simbolo, quindi Rosanna Bonelli ha corso il palio nel 57, eppure oggi con la sua cavalla io ho visto un'emozione nello sguardo. Veramente, sì, mi emoziona. Posso quasi paragonarlo. No, ma poi la cosa bella è che lei c'è salita sopra. Certo. Cavallina da palio, ecco, due passi bisogna farci. Ora l'ho comprata, la provo. Mi sembra ovvio. Passi, ma insomma. Com'è montare il proprio cavallo? È una cosa bellissima, bello, vero? Bello. Lo so, l'abbiamo provato. Ma come provato. Quando monto qualsiasi cavallo, io vado molto meglio a cavallo che a piedi, sai? Questa è una cosa bellissima. Devo dire che Rosanna ha un sorriso contagioso, un'energia contagiosa, devo dire. Un'energia, una grandissima energia che esprime anche nelle sue opere d'arte. Sì, perché io fin da ragazzina ho sempre
disegnato, dipinto, fatto quadri, fatto mostre, perché ho fatto diverse mostre da tutte le parti, certo, perfino sì, all'ippodromo a Firenze, quando c'era la Gran Corsa Siepi, feci una mostra, e infatti era intitolata Roppicollo, non vi fa vedere i suoi cavalli, roba del genere. Cose bellissime. Io ho avuto la fortuna anche di esporre con Rosanna Bonelli al Santa Maria della Scala, e poi ci siamo incrociate anche a Roma in una bellissima galleria in centro, sì, quindi davvero ricca di iniziative. E parlavamo durante la pubblicità di un bellissimo evento di arte, Le Quattro Stagioni, sì, che sarà proprio qui a Siena alla Galleria Il Mastroni a Palazzo Patrizi dal 13 luglio al 18 agosto 2024. Rosanna, particolarmente importante, perché è intitolata Le Quattro Stagioni perché voglio ricordare papà, che era bravissimo pittore, ma soprattutto giornalista, scrittore, commediografo, e ha fatto tanto per Siena, per la sua selva, ha fatto perfino le figurine, i disegni del cambio delle monture. Per cui l'ho voluto ricordare. Allora, siccome io dipingo, mia figlia dipinge, mio nipote dipinge, ho detto voglio fare una mostra con tutti e quattro. Una famiglia di artisti, quindi è un evento davvero molto molto bello a cui invito tutti i senesi a partecipare. Poi indubbiamente nell'estate di Siena un ottimo periodo anche per i turisti, quindi è davvero un evento di grande importanza e grande richiamo. E poi è proprio bello perché l'arte fonde ancora di più le quattro generazioni. Come anche io faccio cavalli come te, eh? Noi dipingiamo cavalli perché abbiamo... Le fai molto meglio. Ma io le fo a modo mio. Abbiamo questa bellissima malattia, io l'ho definita così ormai da qualche giorno, questa bellissima malattia dei cavalli, che è incurabile, sì, per fortuna. Sì. Ma da ragazzina ho sempre fatto cavalli. Ed è una cosa veramente meravigliosa, quindi appunto invitiamo tutti proprio per ricordare, come ha detto appunto Rosanna, la grandezza e l'importanza di Luigi Bonelli, che tanto ha fatto per la nostra Siena. Ma non è l'unico evento a cui vedremo, di cui vedremo protagonista Rosanna, perché è venuto a trovarci, come avete visto magari nell'inquadratura, anche Teo De Bonis, che già era con noi ieri mattina. Teo. Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie ancora dell'invito, grazie. Grazie a te. Grazie a voi splendide donne. Io sono onorato stamani mattina... Ha fatto questa incursione. Di essere vicino a un'amica, perché Rosanna è un'amica, io col figlio siamo cresciuti insieme e anche con la figlia. E sono, io e Emanuela siamo onorati per il 10 di luglio ad avere delle opere di Rosanna, di Claudia, di Laura e di Tommaso, quattro artisti senesi. Perché Siena è una fonte di arte, e secondo me bisogna valorizzare i personaggi e le persone di Siena. Perciò le nostre serate nascono anche per questo, per valorizzare e dare un'impronta a chi veramente vive e sa cosa vuol dire questa meravigliosa città. Perché magari tutti lo vediamo dal di fuori e non sappiamo quello che c'è dentro. Rosanna ha detto una cosa bellissima. Ha detto: io cavalli te le dipingi meglio di me, ma io le dipingo a modo mio. Gli artisti, non c'è un meglio o un peggio. Esatto. Ogni artista dà tutto quello che viene fuori. E io nel mio campo, come ho detto ieri, il mio sogno era quello di ritornare a presentare, a organizzare eventi. Io col microfono mi trovo molto meglio, mi trovo a mio agio. E secondo me è bello, no? Esprimere l'arte. E il 10 di luglio vi aspettiamo, come abbiamo detto ieri. Un fantino da sogno 2. Concorso di eleganza dei fantini del Palio di ieri, di oggi e di domani, e le opere di Claudia, di Rosanna, di Tommaso Andreini e di Laura Brocchi, che faranno da scenografia a questo evento di beneficenza a favore delle bollicine. Vi aspettiamo sul social, vedrete il numero di telefono da chiamare. Ieri ci hanno visto e già hanno chiamato in diversi, sì, per prenotare per l'evento, perciò è una cosa bella, no? Noi grazie intanto ancora dell'invito, Claudia. No, grazie. Grazie a te. Saluto anche Emanuela. Sì, Emanuela è là. Non è voluta entrare in diretta. Sì, è là. Con un vestito molto tartuato stamani mattina. Tanto siete turisti, quindi se lo può perciò permettere. Preciso. Però ecco, ringraziamo Emanuela, appunto, la Dream Fashion, lo ricordavamo ieri. Certo. Non dimenticatevi questo appuntamento importantissimo a cui siamo onorate di poter partecipare. Onorati siamo noi, te lo giuro.
il 10 luglio all'impianti sportivi a San Miniato. Sportivi di San Miniato, come dicevo ieri, perché c'è un perché San Miniato impianti sportivi, e che il pomeriggio un'altra cosa bellissima, che i Fantini che poi faranno questo concorso di eleganza avranno una tavola rotonda con i bimbi. Come abbiamo detto ieri, i bimbi sono il nostro futuro. Perciò è importante che i bimbi sappiano cosa vuol dire palio, cosa vuol dire Fantino. E Rosanna, che questa è una sorpresa, ancora non lo sapeva, sarà ospite anche lei alla tavola rotonda. Bellissimo. E che deve parlare anche lei con i bimbi, bello, e spiegare l'emozione che hai provato a indossare un giubbetto di una contrada, che penso sia una cosa unica. Con piacere. Bene, grazie ancora, grazie. Benissimo, grazie Teo, grazie di essere stato con noi, grazie anche ad Emanuela. Noi andiamo anche ad introdurre la nostra bellissima e giovanissima ospite che abbiamo già presentato brevemente prima, Flaminia Bologna. Te fai delle cose bellissime con i cavalli, anche te, mi posso permettere di dire. Io, tra l'altro, abbiamo delle foto che ti riguardano, chiedo alla regia di mandarle in onda, sono le foto di Flaminia Bologna, appunto. Flaminia, raccontaci un po' brevemente il tuo percorso con i cavalli e cosa fai. Ecco bellissima questa foto con la girata. Tanto grazie a tutti di avermi invitata, è un onore soprattutto essere qua con Rosanna, che è il mio idolo fin da bambina. Mi ricordo quando ero piccola incontrata che mi fermava e mi diceva: oh, io ti ho aperto le porte a voi donne, per favore qualcuno vada, mi dispiace, per ora non ho il coraggio, però l'ammiro tantissimo. E io momentaneamente ho fatto qualche anno di agonismo nel mondo del salto ostacoli e il mio cavallo mi ha un po' portata poi a cambiare un po' visione, aveva tanti traumi sia fisici che psicologici e questo mi ha portato un po' nel mondo della riabilitazione e del lavoro con i cavalli difficili. Quindi momentaneamente lavoro da addestramento etologico da Marco Pagliai, che tra l'altro è stato un Fantino, ha lavorato 7 anni con Bruce Kelly e lavoriamo. Che meraviglia, sì. Che meraviglia. Questo è il mio cavallo del cuore, oh. 200, sì. Complimenti, meravigliosa questa foto. Gli ho insegnato a battere il 5 a modo suo. Bellissima. E quindi sì, faccio un lavoro che mi piace tantissimo qua. Era un cavallo che si inchiodava a tutti i salti, mi ha portato a saltare in erba senza imboccatura, senza testiera, in realtà solo una corda intorno al collo qua, e salto dei bidoni del diesel del trattore, proprio molto arrangiata nel giardino di casa mia. E adesso appunto lavoro con cavalli difficili sia nella doma che nel recupero e sono istruttrice e ringrazio tantissimo tutto il team di addestramento etologico, che è un posto meraviglioso, collaboriamo tanto con l'Università di Pisa, facciamo ricerca, divulgazione, cerchiamo un po' di portare una visione del cavallo che prima di essere atleta è cavallo e quindi è importante conoscere anche la sua etologia, la sua anatomia, cos'è un cavallo veramente, e dobbiamo trovare un po' il compromesso tra quelli che sono i bisogni e le necessità umane di montarlo, di allevarlo, e quindi ottimo continuare anche con lo sport ovviamente, però conosciamolo meglio anche come animale, cerchiamo di trovare un compromesso, ecco, che sia anche un po' più dalla sua parte piuttosto che solo dalla nostra. Bellissimo, io sono rimasta estasiata, no, una cosa stupenda, non ho molte parole. Mi raccontava durante la pubblicità a Flaminia questo, lo specchio e il cavallo, ci sono dei cavalli che si riconoscono allo specchio e altri no, dipende dal quoziente intellettivo, come nelle persone. Brava, lo sapevo e te arrivavi a dirci questa cosa. Bellissima questa molto, cosa. Molto molto bello davvero, Flaminia, complimenti, perché sono delle cose bellissime, io ho avuto modo appunto di vedere queste foto e anche qualche altra immagine che ho visto in questi giorni, davvero rimani senza fiato, anche perché io ho montato un cavallo con il collare, no? Con solo la corda intorno al collo, devo dire ero spaventatissima, non era il mio cavallo perché lui non è possibile montarlo con il collare, però invece poi se trovi il feeling giusto ti rendi conto che è più facile che con l'imboccatura stessa in certi casi. Beh sì, è tanto addestramento, i cavalli come sappiamo tutti qua sono sensibilissimi, riescono a spostare una mosca che è sulla punta di un pezzettino di pelle, quindi sono sensibilissime e possiamo addestrarli a rispondere a pressioni leggerissime. Arriviamo ad usare pressioni molto alte solo quando l'addestramento non è corretto, però i cavalli ci possono ascoltare a dei livelli di pressione veramente leggerissimi e quello è tutto addestramento. Conoscendo il condizionamento, come i cavalli pensano e vedono la realtà, perché molte persone che vanno a cavallo non sanno neanche come il cavallo percepisce la realtà, ok? Quindi come vede molto lontano ma male da vicino, sente rumori molto lontani ma non riesce a percepire la provenienza. Quando diciamo un cavallo vede i fantasmi, in realtà è perché vede una realtà che noi non siamo in grado di percepire. Quindi entrare più nei panni del cavallo è fondamentale per comprenderlo al meglio e per fare cose che belle senza la necessità di forzarlo o di usare metodi coercitivi.
Bellissimo, veramente molto molto bello. L'ho detto che eravamo elevati. Sì, stamani il livello è altissimo. Il livello continua ad essere alto con l'ingegner Rinaldi. Che sei rimasto senza parole anche te? Per cui quando c'è... Ma sì, ti ha lasciato senza fiato questa ragazza. Affascinato. In realtà era una cosa, sì, che ne ho sempre... Perché sentono subito... Sentono una volta una corsa, c'era un cavallo che non si fermava, dice stai tranquilla, quando è finita la corsa ci mettiamo tutti all'uscita, te la fermiamo. Sono partita, sono arrivata seconda alla frusta perché non andava, un cavallo che scappava a tutti. Perché avevo questo fluido, non so... Una cosa, siccome i cavalli sono ultra sensibili, io avevo questo fluido di addormentarli troppo, perché nelle corse dovevo vincere. Infatti erano tutti arrabbiati quelli che l'avevano giocata, perché sono arrivata a seconda, perché no, non andava più. Invece io adesso andrei su Emiliano, perché la cosa bella di Emiliano è che lui ha montato due cavalli del lotto attuale. Quindi parliamo di Akida, perché Emiliano sta al Castello del Calcione, quindi l'ha vista Akida quando era di proprietà di Selvaggia Pianetti, della Stufa, ha montato Akida, e Ardeglina, Ardeglina, vero? Sì. Della giraffa, questa cavallina bellissima, un giocattolino manovrabile, sì, scattante, sì, sì, bellina, sì. Bellina, che ne pensi? Allora, io tecnicamente devo dire, lascio un po' i commenti a chi di mestiere... A me piace montare qualsiasi tipo di cavallo, molto di più cavalli di piazza, devo dire la verità. E con quelli, devo dire che si instaura un feeling particolare. In particolare sì. Noi lo abbiamo anche con la pubblicità. Quindi ci vediamo fra poco con Donne a Cavallo. Di nuovo in diretta con Donne a Cavallo, donne ma non solo, perché parlavamo con l'ingegnere Emiliano Rinaldi, dicevamo che lui ama montare i cavalli da palio. Io andrei brevemente a vederci le prove di notte dello scorso anno, solo il pezzettino proprio che ci fa vedere Emiliano che esce dall'entrone, ha provato anche lui questa grandissima emozione, bravissimi ragazzi della regia che ce lo mandano, eccolo. Emiliano, sembri un gigante. Ecco, perché lui fisicamente ovviamente non è un fantino, quindi insomma, non siamo abituati a vedere fisicamente un uomo così, insomma. Emiliano, l'emozione di calcare il tufo? Devo dire la verità, è molto difficile descriverla, è molto difficile. Vedi, è una, a parole una... non si riesce. No, se uno la prova, vero, non si può descrivere. È una cosa incredibile. Mi sono divertito, infatti appena sceso ho incontrato Franco che mi ha intervistato e mi ha detto come stai, e io ho detto quello che come la vivevo, ho detto mi sento un leone, sono nell'Olimpo, perché è un'emozione indescrivibile. Devo aspettavi dire la una dirigenza che ti chiamasse? Io ho detto sono pronto per montare, aspetto una contrada. Ti montavi? Che è vero, nel senso che io ci credo veramente. Montavi il tuo cavallo, montavi giusto? Il tuo cavallo. Montavo il mio cavallo, sì, Bombolo, che è un cavallino che ho preso da Jonathan l'anno scorso, proprio a gennaio, e a luglio abbiamo già fatto le prove. Era un cavallo, diciamoci la verità, ancora da un po' da formare, e quindi l'abbiamo rimesso un po' sotto scuola. E è un cavallo fantastico. Ecco, ti vediamo anche qui. Sì. Bravissimi ragazzi, grazie, stanno facendo veramente dei miracoli questa mattina. Sì, sì. Allora, ma cioè, ci siamo lasciati con Emiliano che aveva provato anche dei cavalli che correranno nel palio di questa sera. Io andrei a vederci la prova di questa mattina, Cristina. E protagonista è proprio Ardeglina, che ha vinto per i colori della giraffa. Te l'hai montata, Emiliano? Sì, sì, sì. È una cavallina che quando era lì al calcione, così. Insomma, non è fra i cavalli più come dire, quando vedi più belli del mondo, però una cavallina svelta, veloce, per me devo dire la verità, insomma, piccola per la mia statura, e quindi molto carina, quindi mi fa piacere che sia qua, mi fa molto piacere, perché
so, mi sembra un po' un outsider, no? Mi hanno detto che non si aspettava che fosse fra i 10 e quindi la vedremo, siamo contenti di aspettare il suo esordio. Sì, perché al calcione non dimentichiamo che questa era una cavallina gestita da Selvaggia, che aveva Ardellina e Akida. Che mi dice? E anche Akida questa mattina, questa sì. Anche lei una finalmente bella uscita. È uscita rilassata, non ha battuto, non ha fatto sì, eri purtroppo protagonista di una caduta. Sono un po' stressata questa cavallina, oggi invece l'abbiamo vista più tranquilla. Sì, 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 sono contento. Infatti ieri eravamo con Selvaggia, la mamma, tutto il gruppo, la famiglia, eravamo un po' tutti preoccupati e loro ancora di più, insomma, preoccupati per quella partenza che è stata un po' ripetuta, un po' non gestita magari troppo bene. Poi sai, ognuno fa il suo mestiere, essere lì è tutto diverso. E poi poveretta per quella botta che ha preso al San Martino, ecco, Martino, insomma, sì, però sì, sì. Stamani sembra tutto tranquilla, bene, serena. Per fortuna. Sì, ci sono stati degli attimi un po' di panico. Rosanna, durante la pubblicità parlavamo, la giraffa un ottimo outsider, potrebbe diventarlo. Microfono. A me piace molto veramente il cavallo della giraffa, ma sai, è tutto un'incognita perché è nuovo. È un lotto poi che è un'incognita, tutto il lotto dei cavalli. Veramente un'incognita. Anzi, io per ridere ho detto che bisognerebbe che il Nicchio, se vuol vincere, si butti in terra subito, così almeno lascia andare lei per conto suo e vincerà. Ieri è stato bellissimo vedere la cavallina corda. Ah, meravigliosa. A me quando li vedo scossi mi piacciono. No, scossi, senza spennacchiera, sei proprio affascinante. Sì, poi, sì. Poi, non andiamo a raccontarlo. Quello no. Penso non gli sia piaciuta molto. Comunque quella, non avrebbe vinto perché è la spennacchiera che esatto. Vince. Esatto. È scavezzata, no? Allora, va su bene. Questo apro una parentesi perché ci sono state un po' di polemiche proprio ieri sera, insomma c'era un tam tam sui social. Ah, sì, con in realtà, cioè su questa cosa della spennacchiera, yeah, in realtà io è stato pubblicato... avevo saputo di una che il cavallo è caduto al casato e il fantino ha preso la spennacchiera e corso e ha fatto vincere. Esatto, anche, so. io avevo questa leggenda. Io ho leggenda. Sentito questa storia. In realtà ho letto ieri sera, appunto ci sono state tantissime polemiche, io già lo sapevo ma sono andata a riconfermarmi la lettura. L'articolo 70 del regolamento dice che anche il cavallo scavezzato è vittorioso. Poi con con i mezzi di oggi a maggior ragione, perché ovviamente ci sono filmati, foto, quindi ecco, ci tenevo a aprire questa piccolissima parentesi. Non lo sapevo. Ieri proprio si erano aperte tante polemiche su questa discussione, giustamente fatta anche da Rosanna questa mattina, sulla spennacchiera, perché a Siena spesso appunto diventa un po' leggenda il tramandarsi verbale. Anch'io sapevo. E erano in tantissime, devo dire, a sapere appunto questa cosa, però vorrei appunto dire che ho letto questo articolo e quindi ecco, per evitare magari altre polemiche, conta il cavallo anche scavezzato, quindi invece prima non era così. Vedi, bellissima, è stato, è vero, io non porta i colori, non sai, è vero. Sottolineo che era così, insomma, era così. Tanto non succederà. No, assolutamente, ci auguriamo. Invece Rosanna, questa mossa lunga stamattina, tante si sono lamentati, è una sciocchezza enorme, mosse che corte, ha fatto purtroppo il mossiere, perché forse voleva riscattarsi dalle altre mosse false che ha dato, buone, perché erano tutte false. Ci mancava 2 metri ieri nella prova generale prima che la rincorsa arrivasse al verrocchino, e ha dato la mossa buona che non era buona. Allora stamattina ha voluto però stamattina mettere le cose in l'opera palma, non entrava una lì. Sciocchezza, però la prima era buonissima come mossa e l'ha data falsa. E allora poi i cavalli si innervosiscono sempre più, sì, poi non parliamo il Tittia che non partiva, era tutto libero, tranquillo. Perché secondo te non partiva? E lui non partiva. Perché?
Vuoi saperlo, io ce l'avevo qui davanti, glielo dicevo. Bellissimo. Bellissimo, noi ci lasciamo qualche secondo per qualche istante di pubblicità e poi torniamo fra poco in diretta con le nostre donne a cavallo e non solo. Eccoci di nuovo in diretta, la nostra ultima parte di Donne a Cavallo, la nostra ultima puntata. Quindi Cristina, un po' ci dispiace sempre, no? Anche se questo è luglio, quindi ci abbiamo sempre ad agosto e ci ritroveremo. Abbiamo già messo le basi per il programma di agosto. Certo, ormai. Abbiamo già gettato tutte le carte in regola, Cristina. Abbiamo avuto dei meravigliosi ospiti questa mattina. Io mi sbilancerei a chiedergli un'accoppiata per questa sera. Che dici? Ma è tradizione, buttatevi, non dite pantera perché ci siamo noi, quindi la pantera non può essere nominata, non dite aquila perché non correte, quindi dite qualcos'altro. Rosanna? Ma io cosa vuoi che dica? Io ti dico un outsider che mi piace tanto, io dico la giraffa. La giraffa con Ardellina, Gabriele Pulighedo, fra l'altro ci siamo dimenticati, questa sera ci sarà l'esordio, Gabriele Pulighedo per l'imperiale contrada della giraffa, che è stato battezzato con il soprannome di Granito, e poi anche il fantino del Bruco che esordisce questa sera, Mattia Chiavassa, con il soprannome di Tambani, quindi abbiamo due fantini nuovi del palio. Flaminia, anche te ti puoi sbilanciare con un pronostico? Ma allora, non ho seguito abbastanza, per cui mi affido a questi pronostici, forse anche Loca ci metterei. Mi dispiacerebbe un po' perché troppi, basta. Ecco, però perché basta, è bellissimo. Parlavamo durante la pubblicità, questa attesa di Giovanni Alcana, perché si è messo lì fermo e non entrava. A un certo punto spazio c'era. Quindi la nostra teoria è... lui vuole vincere, così li ha sfiancati tutti, lui stava lì bello bello fresco sereno con la riettina e gli altri si sono rotti le scatole lì. Infatti però... hai visto stamattina? Stava aspettando il momento giusto, perché anche la provaccia per lui è una riprova. D'altra parte il professionista numero uno per me rimane lui. Sì. E quindi appunto Flaminia anche Loca. Emiliano, cosa ci dici te? Che cavallo monteresti? E quindi chi vedi favorito questa sera? Ma ci sono dei bei cavalli, però tifo per quella di casa, tifo per Akida, mi piacerebbe tanto. Sarei contento per un outsider, sarei contento che, anche se se lo merita, insomma, voglio dire Tittia, perché è un grande professionista e stratega, però preferirei vincesse qualcun altro. Sì, anche io. Noi ci lasciamo così, i nostri ospiti... tutti outsider, ma effettivamente il lotto di questi cavalli è una grandissima sorpresa. Noi appunto siamo in chiusura, quindi io saluto e ringrazio la mia co-conduttrice Cristina Lenzi. Grazie Claudia, meraviglioso di stare sempre qui. Salutiamo tutti grazie i nostri tutti. Magnifici ospiti. Grazie a tutti. Rosanna Bonelli detta Rompicollo, grazie per aver accettato l'invito. Ti ringrazio veramente. Flaminia Bologna, che secondo me potrebbe tornare a Canale 3 anche lei. Vogliamo delle immagini con i coccodrilli, niente, i rinoceronti. Coccodrilli no, però posso portare altri animali, sì. Ecco, e l'ingegner Rinaldi, che ci ha onorato della sua presenza nuovamente. Ad agosto, secondo me, ti vedremo sul tufo? Ce la fai ad allenarti? Mi piacciono le sfide. Bello, bello. E magari dopo il tufo poi ti rivediamo anche qui nel salotto delle nostre 90 sore di palio. E io ringrazio tutti i ragazzi meravigliosi, non faccio nomi a parte Irene, che è stupenda veramente, che mi dà tanta forza. No, davvero, sono tutti magnifici, splendidi, una famiglia, io non mi stanco mai di dirlo, quindi per me è proprio una famiglia di Canale 3. Proseguite con i nostri programmi che sono splendidi e oggi è il giorno più lungo per tutti. Grazie di averci seguito. Buon pomeriggio a tutti, a presto, ad agosto. Grazie. Arrivederci.